La giornata diocesana della gioventù che si è svolta a Bolsena il 27 e 28 luglio ha radunato circa 100 giovani provenienti dai paesi della diocesi di Orvieto-Todi. Allora, giornata mondiale della gioventù, ma giornata diocesana della gioventù qui davanti la Basilica di Santa Cristina. Siamo insieme a Don Danilo, infaticabile Don Danilo, che ormai passa dai campi di calcio alle funzioni liturgiche con una facilità estrema. Allora senti Don Danilo, che cosa avviene adesso nel primo pomeriggio? Bene, sì, e nel primo pomeriggio facciamo un momento di accoglienza in maniera molto semplice intorno alle ore 17. Poi alle ore 18 ci spostiamo nel Teatro San Francesco per un primo momento iniziale di catechesi sul tema di questa 28esima giornata mondiale della gioventù, tratto dal 28esimo, che è l'ultimo capitolo di Matteo: andate e fate discepoli tutte le genti, tutti i popoli. Poi seguono i Vespri, presieduti dal nostro Vescovo Monsignor Benedetto Tuzia. In attesa della catechesi, i giovani hanno trascorso qualche momento di relax, si fa per dire, vista l'energia in campo, nel vicino oratorio. Volevo salutare il Daddo, che è rimasto in panca, e quindi un saluto da tutto il gruppo di Acqua Sparta. Ciao Daddo! Vabbè, dicevamo, noi siamo di Acqua Sparta e veniamo al campeggio, a Clavie andiamo. Stiamo a Bolsena per la diretta della GMG. No, Gabriele? Che ci dici? Io non so. Non sai niente? No. No? No. Andiamo anche a far bagno, ovviamente, sbaglio? No, fa il bagno. Ciao, io sono Anna, siamo qui, siamo il gruppo di Todi e siamo qui per Bolsena, per l'incontro che ci sarà questa sera. E com'è questa doppia faccia? Questa doppia faccia perché sono una persona abbastanza falsa, lo ammetto, con i miei compagni, maleducato veramente. Senti, no, girati, scherzi a parte. Tu vieni da? Da Marciano. Sì. In quanti siete? Sì, di Marciano, tre. E siete qui per? Per vedere la diretta della GMG. Possiamo farle una domanda? Prego. Ma lei è qui per la giornata dei giovani? No. Però sta in mezzo ai giovani, ci sta volentieri, vedo. Sì. Cosa pensa di questi ragazzi? Che sono bravi. Vieni spirito, forza dall'alto nel mio cuore, fammi rinascere. Dopo tanti anni, ero già seminarista, ve l'ho detto, quasi diacono e quasi prete, non riconoscevo più quella chiesa che mi aveva fatto innamorare, che mi aveva fatto conoscere Cristo. Sapete io dove l'ho rincontrato Cristo? E sono contento che lo posso dire anche attraverso la televisione, perché non smetterò mai di ringraziarli. Chi mi ci ha avuto a scuola, lo dico soprattutto per voi. Quando io ho fatto delle supplenze di religione, prima ad Orvieto soprattutto, che sono state più lunghe, e poi a Todi, e lì, stando a contatto con tanti ragazzi come voi e con tanti colleghi che sembravano lontani dalla fede, però sono stati sempre molto delicati nei miei riguardi, parlavamo di Dio, parlavamo della fede in sale insegnanti, io è nella scuola che ho ritrovato l'entusiasmo originario della mia vocazione, di quando ho detto, accompagnando il mio prete nella benedizione delle famiglie, caspita però, è bello essere prete per la gente e insieme alla gente. Se io sono prete, l'ho detto anche quando sono diventato prete, giusto? Lo devo grazie ai ragazzi. È la scuola che mi ha salvato. Se non fosse stato per la scuola, io non starei qui. Avrei smesso il mio cammino da seminarista. Vieni spirito, forza dall'alto del mio cuore. È necessario ritornare al luogo del tuo primo... dell'origine del tuo primo amore, ma è anche necessario sostare nelle terre di confine, passare, per dirla con le parole di Papa Francesco, per le periferie esistenziali, farti aiutare da chi è apparentemente diverso da te, eppure sempre in ricerca della verità. È fondamentale, lo so per esperienza, fidatevi di me, credetemi, quando lo scoprirete, se già non l'avete passato, non ci siete passati, è bellissimo.
Dov'è che riscopri la tua identità di persona, di uomo, di donna, soprattutto di cristiano, soprattutto all'età nostra dei più giovincelli? È stando a contatto con le persone che più apparentemente sono lontane dalla fede, invece sono tante volte più in ricerca della verità più di te e di tutti quelli che ti stanno vicino. E la fede non si impara, ma si vive. Non è una questione di insegnamento, l'insegnamento viene dopo, ma è una questione di viverla, come l'amore. Non ci sono tante parole per spiegare l'amore, si vive e basta. E ho capito che loro serviva proprio questo clima familiare, il rapporto personale a tu per tu. La chiesa delle origini, come si espanse il Vangelo se non in questa maniera discreta, personale, con questo rapporto a tu per tu? Io ho trovato l'oratorio che era un parcheggio di figli. Dissi in maniera rivoluzionaria, Orvieto, se deve essere un parcheggio di figli lo chiudo, perché o diventa una comunità, una famiglia, oppure non c'è senso, perché altrimenti saremo degli assistenzialisti, come ci ha ricordato sempre Papa Francesco ieri sera e stamattina l'ha ricordato a noi preti. Come vedete, a chi tira le orecchie di più sono i preti, non a caso, mi ci metto io in primis. Cioè, voi non siete servizi assistenziali e sociali, voi dovete uscire dalla sacrestia, dalla chiesa, che è diverso. Per stare insieme, per servire le pecore, per essere pastori, bisogna che portate l'odore delle pecore, perché se tu non ci stai in mezzo alle pecore, l'odore non le porti. Tante volte che si dice che tutti siamo necessari, nessuno indispensabile. Falso, sbagliato. Per il mondo sì, forse. Per noi come cristiani, tutti siamo necessari e indispensabili alla salvezza. Altrimenti il Signore non ci avrebbe creati. Io per salvarmi ho bisogno di voi. Voi per salvarvi non è che avete bisogno di me perché sono Danilo, ma perché io sono insieme a tutti noi, siamo piccoli tasselli, e quando Dio mi parla, parla attraverso di voi, non per chissà quale rivelazione mistica. Vieni spirito, forza dall'alto nel mio cuore, fammi rinascere, Signor Spirito. Dio sa parlarti anche se tu sei lontano dalla Chiesa. Basta che tu sei pronta ad accoglierlo nella tua parte più intima, più recondita. Pensate che bello, che apertura di prospettiva. Una chiesa universale, come universale è il dono della fede. Vieni spirito, forza dall'alto nel mio cuore, fammi rinascere, Signor Spirito. Senza di te nulla esiste di valido e di santo. E fondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore. Ci faranno un bello scherzetto i nostri amici di TV 2000 per un collegamento studio, perché la nostra diocesi è stata scelta come diocesi rappresentativa per tutto il centro Italia, di questi collegamenti tra le diocesi locali appunto e giù i nostri amici a Rio de Janeiro col Papa Francesco. Il collegamento però non è solamente quello con TV 2000 alle 21, ma ci sarà un grande schermo che sarà installato all'interno della Basilica. Sì, questo grande schermo, attraverso questo grande schermo seguiremo la veglia di preghiera con i giovani presieduta da Papa Francesco. Alle ore 21 i partecipanti si sono radunati nella piazza del santuario, dove hanno assistito alla diretta televisiva realizzata da TV 2000. L'inviata ha intervistato sia alcuni dei giovani che Sua Eccellenza Monsignor Benedetto Tuzia e in rappresentanza della pastorale giovanile Don Danilo Innocenzi.
la parrocchia del Santissimo Salvatore. Vivremo lì una piccola liturgia della parola con il rinnovo delle promesse battesimali e l'accensione della luce della fede, come ci ha ricordato anche Papa Francesco con la sua enciclica scritta insieme a Papa Benedetto Lumen Fidei proprio recentemente. E poi processionalmente con una grande fiaccolata percorreremo le vie di questa nostra cittadina di Bolsena, attraverseremo la Porta Santa, basceremo l'altare del miracolo. In sostanza faremo il percorso giubilare, perché per noi è la giornata diocesana e mondiale della gioventù, ma è anche uno degli avvenimenti più importanti del giubileo eucaristico. Ecco, allora ci fermiamo qui, adesso vedremo le immagini che realizzeremo nel corso del pomeriggio e poi torneremo nuovamente con voi per la giornata di domenica mattina. Quando San Paolo parla ai cristiani di Roma di quell'unico corpo che tutti i credenti sono in Cristo, li esorta a non vantarsi. Ognuno deve valutarsi invece secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. Ahimè, Signore Dio, ecco, io non so parlare perché sono giovane. Ma il Signore mi disse: non dire sono giovane, ma vatta a coloro a cui ti manderò e annunzia ciò che io ti ordinerò. Non temerli, perché io sono con te per proteggerti. Oracolo del Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. Non siamo qui soltanto così per fare l'eco di un evento più grande e al quale prima così noi ci siamo un po' sintonizzati, abbiamo cercato anche di mandare il nostro saluto, il nostro augurio, la nostra riconoscenza a questo mondo di giovani che ci sta interpretando e che si sta lasciando contagiare nella sua fede, di una fede che sarà entusiasta e che in qualche modo verranno a riportare a noi. Ma capite che tristezza se tutto questo fosse vissuto lì nel giro di un paio di giorni in quell'angolo di terra e poi tutto si spengono i riflettori e tutto ricomincia, no? Anche per noi però, siamo venuti qui, anche qui Signore, nel piccolo, perché lì è nel grande sì, perché ha visibilità, acquista così rilievo, ma le chiamate di Dio avvengono nel mistero di una coscienza, di una persona, e sono altrettanto grandi. Allora anche noi forse possiamo dire: Signore, ma tu ci impegni in un sogno, in un progetto che non è possibile. Noi sappiamo la difficoltà quando usciamo qui da questa chiesa e poi torniamo ai nostri ambienti di vita. Cosa vuol dire portare sulle nostre labbra e sulla nostra vita quella che è la tua parola? Ed allora rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio? Rinuncio. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credo. Al termine della funzione religiosa che si è svolta nella parrocchia di fronte al castello di Bolsena, i giovani e meno giovani hanno partecipato alla cerimonia di accensione delle candele da parte di Monsignor Vescovo, attingendo il fuoco direttamente dalla fiamma del cero pasquale. Le candeline hanno accompagnato con la loro flebile ma significativa luce la processione verso la Basilica di Santa Cristina.
ai nostri cuori, o Signore, dona la pace, dona la pace, dona la pace ai nostri cuori, o Signore, resta qui insieme a noi, dona la gioia, dona la gioia ai nostri cuori, o L'ingresso nel santuario è avvenuto attraverso il passaggio della Porta Santa e dopo aver reso omaggio all'altare del miracolo eucaristico. I giovani, ordinatamente e in silenzio, hanno preso posto nella basilica, dove è stato installato un televisore gigante grazie al quale hanno potuto seguire la diretta del Papa, che ha incontrato sulla notissima spiaggia di Copacabana oltre 3 milioni di persone, prevalentemente giovani del Brasile ma provenienti anche dagli altri continenti. Domenica è sempre domenica, recitava una vecchia canzone. Buongiorno Don Danilo, com'è passata la notte? Per me quasi bianco, ho dormito soltanto 3 ore. Era la notte bianca di preghiera. Infatti la notte bianca della preghiera, dove devo dire tantissime persone, fin dall'inizio della veglia con Papa Francesco, il collegamento, si sono confessate, poi tanti fino alle 6 di questa mattina hanno sostato in preghiera davanti al Santissimo Sacramento e tanti altri, diciamo, hanno cercato non di dormire ma di fare un po' di bisboccia, come si suol dire, andando lungo il lago di Bolsena o rimanendo qui sotto le stelle sul sagrato della Basilica, e alcuni meno temerari come il sottoscritto si sono rifugiati nei saloni dell'oratorio parrocchiale o dalle nostre suore sacramentine, che ringrazio e saluto in maniera particolare. Senti Don Danilo, ho visto anche molti adulti, non solo dei giovani. Sì, molti adulti qui di Bolsena, anche di alcune diocesi vicine tipo Perugia e Foligno, che ringrazio per questa testimonianza tra diocesi sorelle, questa partecipazione, ma anche tante famiglie della nostra diocesi. Mi ha commosso vedere che questa notte, fino a tarda notte appunto, fino a stamattina quasi, sono venute delle famiglie, poi sono ritornate a casa per dormire, ma sono venute per pregare per noi, è un bel segno. Senti, questa mattina che cosa si svolgerà? Allora, questa mattina c'è la sveglia, diciamo, intorno alle 9, la colazione, poi dopo la colazione un primo grande momento di preghiera alle ore 10, che sono quelle delle lodi, presiedute dal mio confratello e collega Don Riccardo Ceccobelli. Poi, siccome tanti ragazzi, anche della nostra diocesi non solo, non hanno mai visto le catacombe di Santa Cristina, tra l'altro a motivo della festa avvenuta proprio pochissimi giorni fa a Dobbate a Festa, scusate la ripetizione, scenderemo nelle catacombe, visiteremo e pregheremo anche intorno alla tomba di Santa Cristina. Possente, l'immagine di un Dio debole, e se noi non affidiamo a
questo Dio onnipotente che si manifesta in un segno povero, piccolo, come quello di un agnello. E povero e piccolo sarà questo pezzetto di pane che presto riceveremo. È vero che qua sull'altare è diventato visibilmente corpo e sangue di Cristo, ma è anche vero che se non riceviamo questo pezzetto di pane con fede, noi non diventeremo quel terreno buono di cui si parlava qualche Vangelo fa, non diventeremo il Campus Fidei. Ricordate che la veglia del Papa doveva essere fatta in una periferia, in un territorio che hanno ribattezzato Campus Fidei, il campo della fede, ma in effetti siamo noi, uomini, il campo della fede, non è quel territorio. Il Campus Fide c'era anche ieri lì a Copacabana, c'era anche ieri qua a Bolzena o in Veneto, in tutte le altre parti del mondo dove dei giovani si sono messi in ascolto, si sono lasciati penetrare da quel seme che è la parola di Dio, no? La sera avanti il Corpus Domini iniziamo sempre una veglia di preghiera qui intorno al sarcofago di Santa Cristina. Questo è il sarcofago più antico. Se passate da dietro vedete che c'è l'urna proprio dove c'erano, no, le ossa della piccola Cristina. Poi dopo è stato costruito un altro simulacro dove ci sono i resti, ma in realtà i resti della santa sono anche in un'altra teca, esposta in una cappella laterale dell'altare maggiore della basilica. Il momento proprio clou è la celebrazione eucaristica presieduta dal nostro vescovo alle 11:30. Fratelli, con Cristo sepolti nel battesimo, con Lui siete anche risorti mediante la fede nella potenza di Dio, che lo ha resuscitato dai morti. Con Lui Dio ha dato vita anche a voi, che eravate morti a causa delle colpe e della non circoncisione della vostra carne. Il Signore sia con voi. E con il vostro spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te. Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Quando pregate dite: Abba, Padre, e guardate, non dirà mai: Padre mio, Lui
solo a lui spetta dire Padre mio. A noi spetta dire Padre nostro, perché quel nostro, certo, Padre ci qualifica come figli, se lo invochiamo come Padre, ma dire Padre nostro ci qualifica anche come comunità, come famiglia. Non siamo unici, non c'è un rapporto unico e esclusivo. Il mio papà, no, è papà sì, ma è papà di tutti, è il nostro papà. Dio non adempie tutte le nostre richieste, ma certamente realizza tutte le sue domande, e dico tutte le nostre domande, ma tutte le sue promesse, quello che lui ha promesso e ha promesso questo Spirito Santo. Recuperiamo. Perché la Chiesa sappia fondare il suo servizio all'uomo sulla preghiera umile e incessante, preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Perché la nostra preghiera rifletta il fidele abbandono in Dio che Gesù ci ha inculcato insegnandoci il Padre nostro, preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Perché le monache e i monaci di clausura che giorno e notte innalzano a Dio la loro incessante preghiera siano per la Chiesa e per l'umanità sorgente di speranza, preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Perché l'Eucaristia che celebriamo alimenta in noi l'amore fraterno e la comunità e la solidarietà, preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Vogliamo pregare per voi che siete terreno in cui Dio semina e in questi giorni ha seminato, perché questo piccolo seme che è sceso nei vostri cuori non sia soffocato dalle spine delle vostre preoccupazioni, anche legittime, nei confronti del domani e del futuro. Non lasciano magari così, che non cadano su un terreno reso duro, anche già dalle esperienze che sono state vissute. La funzione religiosa celebrata dal vescovo di Orvieto Todi, Benedetto Tuzia, ha come sempre avuto il suo momento più significativo con la somministrazione del sacramento della Santa Comunione, che ha coinvolto moltissimi dei giovani fedeli presenti. E la benedizione di Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Il pranzo offerto dalla Caritas diocesana, che ringraziamo sempre per il supporto a queste manifestazioni. È vero, molto bene, giustamente insieme in collaborazione con la cittadinanza bolzenese, in primis tutti i volontari e anche l'amministrazione comunale, sempre molto delicata su queste cose. Ecco, dopo il pranzo ci sarà on the beach, come l'abbiamo chiamata, c'è la possibilità di andare sulla spiaggia lungo il lago. Schiacciare poi anche un pisolino magari. Magari sì, schiacciare un pisolino, vediamo un po'. Poi dopo alle ore 18 all'incirca, circa i vespri, sempre lungo il lago, su una barca, credo, se non ricordo male. Ecco, questa è una sorpresa che ci farà Don Riccardo, che presiderà questi vespri. E poi per tanti di noi questo rappresenta la preparazione al campeggio diocesano a Claviere della terza media e superiori. Andiamo a gustare un ottimo pranzo fornito e generosamente offerto dalle suore. Grazie anche per il primo piano.
Dopo la Santa Messa celebrata dal Vescovo, nella casa di accoglienza delle suore sacramentine di Bolsena, i giovani hanno consumato un lauto pasto offerto loro dalla città di Bolsena in collaborazione con la Caritas diocesana Orvieto Toni. Il sole cocente e la temperatura oltre i 30 gradi hanno invogliato tutti i giovani a recarsi in spiaggia per trascorrere qualche ora di relax sulla sabbia o immersi nelle chiare, fresche e dolci acque del lago di Bolsena. Prima del tramonto, i giovani sono stati invitati a riunirsi in riva al lago, dove ha avuto luogo la lettura dei Vespri da parte di Don Riccardo. Allora, mi raccomando, voglio un comportamento serio, disciplinato da persone mature. Durante le riprese non voglio gente che fa cori, tipo quello campeggio, e non voglio boccacce o smorfie. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Oggi pomeriggio l'abbiamo trascorso in serenità, in pace, nella gioia e nell'allegria, anche perché abbiamo passato quasi un giorno a pregare, a stare insieme, a riflettere, a meditare su quello che il Signore ci ha regalato, che è la fede. E la lettura di oggi, che conclude un attimo anche la nostra due giorni qui a Bolsena, è incentrata sul tema della consolazione. Essere consolati, riconoscersi tali per consolare gli altri. La parola consolazione viene da con e solazione, ovvero essere insieme con chi è solo. Dio, con tante chiacchiere non ci arriveremo mai, con tanti discorsi non ci arriveremo mai, solo nelle nostre relazioni, solo con le relazioni quotidiane, anche in queste occasioni come la spiaggia, lo svago, o il tempo libero o il campeggio stesso, possono essere delle occasioni per conoscere, nelle relazioni che intessiamo con gli altri, Dio si manifesta e manifesta la sua volontà per noi.